Potrei anche non usarlo, vai a fare voce. Come vuoi tu? Sì. Dite voi, è un problema di registrazione. Sto bene o mi sposto? Buonasera, grazie per essere qua. Io sono uno dei due autori di questo numero. Di questo numero, vedete, già comincio a fare dei lapsus freudiani. Di questo libro che si chiama Numeri. L'altro è Claudio Bartocci, che è il matematico serio della coppia, sono quello meno serio. E, è curioso e interessante che la prima uscita pubblica di questo libro, che è uscito in da poco, venga a Roma, perché il pretesto, se vogliamo, per questo libro è molto legato alla città di Roma. Questo libro nasce da una mostra, che si intitolava proprio Numeri, che c'è stata qui a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, da ottobre del 2014 alla primavera del 2015. Una grande mostra, una mostra di 1000 metri quadrati, una mostra che ha avuto molti spettatori e un buon successo. Da questa mostra abbiamo ricavato un catalogo un po' sui generis, pubblicato in contemporanea con la mostra, e visto che funzionava anche senza il supporto della mostra, abbiamo deciso di trasformarlo, rivedendolo un po', aggiungendo qualche cosa, di trasformarlo in un libro che si spera cammini sulle sue gambe. Io sono un matematico di formazione, non faccio il matematico da tantissimi anni, ma mi occupo di comunicazione della scienza, in senso generico. Faccio anche dottore, mi organizzo mostre, come appunto questa, organizzo eventi e insegno alla SIS di Trieste a un master in comunicazione della scienza. Quindi la comunicazione della scienza ormai è diventata la mia professione a tempo pieno. I numeri, perché un libro sui numeri, cosa trovate nel libro? Cosa trovate nel libro non ve lo dico, perché lo guardate, c'è un indice molto chiaro, a parte gli scherzi. La nostra idea, che è partita tutto dal concetto di mostra e si è trasferita in questo libro, è quella di trattare i numeri come un oggetto complesso, familiare da un lato, ma misterioso, sconosciuto dall'altro, e trattarlo in tutte le sfaccettature che ci vengono in mente, dal punto di vista strettamente matematico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista simbolico, artistico e così via. Perché la nostra, nel caso non ve ne siete accorti, è una civiltà numerica, è una civiltà impregnata di numeri, una civiltà senza, che non avrebbe quasi senso, che non andrebbe avanti senza numeri. Per inciso, si dice sempre che la nostra civiltà digitale, voi sapete che digitale è una traduzione impropria di digital, digit in inglese vuol dire numero, quindi la nostra civiltà numerica in realtà è più digitale. Vediamo se questo funziona, dove lo devo puntare io o vediamo un po'. No, funziona. È molto. È al contrario. No, non è al contrario. Sono io che. Perché inizio da questi due signori che forse conoscete, che sono Platone e Aristotele. Platone indica il cielo, Aristotele guarda la terra. Sono ovviamente un particolare della scuola d'Atene di Raffaello, a pochi chilometri da qua, perché mi danno l'agio di parlare di due cose. Una, che in questo libro ci sono altre immagini artistiche. Con un divertissement abbiamo cercato 11 immagini che si legassero a 11 temi dei libri, e sono immagini, alcune molto famose, alcune meno, di opere d'arte che hanno un legame, in alcuni casi diretto con quello con il capitolo a cui si riferiscono, in altri un po' più scherzoso, in altri un po' tirato per i capelli, ma comunque divertente. Quindi nel libro si trova anche un collegamento tra i numeri e le arti figurative. Io inizio con Aristotele e Platone perché mi dà agio di parlare di una sostanziale dicotomia. I numeri sono nel mondo, e noi dobbiamo scoprire, cioè il nostro è un mondo numerico, e il nostro è un mondo dove i numeri esistono in realtà, e quindi esistono platonicamente, diciamo, in un mondo ideale, noi non facciamo altro che scoprirli, oppure i numeri sono un abito, un qualcosa che noi dipingiamo sopra la realtà perché è comoda, come direbbe Aristotele. Cioè noi, per descrivere la realtà, ci viene comodo usare dei modelli numerici, usare dei numeri, quantificare. Galileo diceva, il passo famosissimo,
per intendere il piano libero della natura bisogna conoscere il linguaggio, sto parafrasando, non mi ricordo ahimè le parole esatte, perché peccato che è una prosa meravigliosa, quella di Galileo, bisogna conoscere il linguaggio in cui questo libro è scritto, e lì è scritto in lingua matematica, i suoi caratteri sono figure, circoli e così via. Quindi, chi ha ragione? I numeri sono qualcosa di platonico, di, che c'è, che esiste nella realtà, che esiste in noi, o sono qualcosa di comodo, di esclusivamente culturale, qualcosa che l'Homo sapiens nella sua evoluzione ha trovato comodo usare per anche il suo progresso, per la sua evoluzione? Risposta, boh, ovviamente nessuno lo sa. Ci sono studi recenti che sembrano propendere per l'ipotesi platonica, cioè i numeri sono dentro di noi, sono qualcosa di innato. Sono risultati che potete immaginare abbastanza contestati, perché non sono non esattamente come dimostrare il teorema, dimostrare che dentro di noi ci sono dei circuiti specializzati per la numerosità. È vero che sì, ci sono numeri, ci sono, abbiamo, questo è abbastanza dimostrato, circuiti, aree del cervello specializzate in qualcosa che si chiama appunto numerosità, cioè nel riconoscere che su quell'albero ci sono più mele che su quell'altro albero. Abbiamo una capacità che condividiamo con i pulcini, con le scimmie, con i corvi, con tante altre, con i cani, con i delfini, di distinguere ad esempio il 3 dal 2, e sono tutte capacità innate che hanno già gli infanti. Ci sono degli esperimenti molto sofisticati che l'hanno determinato. Se questo significa che i numeri, con tutta la loro bellezza e tutta la loro complessità, sono qualcosa che noi abbiamo dentro, di innato, di come dire, nel nostro corredo genetico, passatemi questa semplificazione, oppure che sono qualcosa che noi impariamo ad usare, non credo che queste ultime scoperte neurologiche siano sufficienti per, in ambito delle neuroscienze, siano sufficienti per dirimere la questione. Quindi ci teniamo questa bella immagine. I matematici, per l'esperienza personale, sono in gran parte platonici o platonisti. Cioè il matematico medio, qui il mio collega Paolo Gangemi annuisce, non so se ci sono altri collati matematici in sala, eccola lì, i matematici in media sono platonici, cioè sono platonisti. I numeri esistono, appunto, sono belli, li scopriamo, c'è una bellezza intrinseca dei numeri, non pedici le scatole con modelli o con costrutti culturali. Oggi noi questa sera avremo una posizione molto democristiana, cioè faremo una serie di ma anche, cioè i numeri sono questo, ma anche quello, sono questo, ma anche quello. Come vediamo da questa serie di slide, appunto, molto democristiana. I numeri fanno parte del mondo, come dicevo prima, sono il nostro mondo, un mondo digitale, cioè un mondo numerico, un mondo di quantificazioni. Senza la quantificazione non esisterebbe la civiltà. C'è quantificazione anche in aspetti apparentemente insospettabili della realtà. Noi misuriamo tutto, la moneta è una forma di misura, abbiamo la taglia 46, cosa vuol dire? Tutto ciò che abbiamo in tasca è digitale, quindi numerico, quindi eccetera eccetera. Quindi fanno parte del mondo, sono oggetti naturali che il cervello è attrezzato a trattare. Noi, come dicevo prima, abbiamo circuiti adatti nel cervello, fino a una quantità, fino a, ovviamente vale per i numeri piccoli, per i numeri grandi il nostro cervello crolla miseramente, noi non sappiamo fare stimoli di numeri grandi. C'è una ragione evolutiva sui circuiti numerici. Dal punto di vista evolutivo, tanti lupi, pochi lupi, utile. Tante mele, poche mele, utile. 127 mele, 125 mele, o 1000 mele, 200 mele, poco utile. Quindi è un circuito ridondante, è una capacità ridondante che noi abbiamo. Quindi noi siamo attrezzati a trattare i numeri naturali, i numeri, ma sono soprattutto oggetti culturali. Lo vedremo oggi, mi concentrerò soprattutto sull'aspetto culturale di noi. Banalmente, come li chiamiamo, come li scriviamo, come li trattiamo, come li rappresentiamo, sono tutti specifici culturali, addirittura come contiamo con le dita, come vedremo da poco. Noi pensiamo che contare con le dita sia qualcosa che appartiene a Homo sapiens, abbiamo 10 dita fatte in un certo modo e quindi dispieghiamo le dita quando contiamo da 1 a 10 in un certo modo, vedremo che non è affatto così, anche il contare è un'operazione cultura specifica. Sono utili, ripeto, servono per il progresso tecnologico, banalmente, servono anche per, come dire, dare forma al mondo, dare forma all'esperienza del mondo. 5 pecore, 10 pecore,
un nostro antenato del Paleolitico, probabilmente inizia a contare, inizia a registrare anzi i numeri in questo modo, quindi i numeri, senza arrivare alla nostra civiltà numerica o all'area digitale, i numeri hanno una utilità intrinseca nel dare forma al mondo, nel anche nominare le cose. Queste 5 pecore sono mie, queste pecore sono, queste 6 pecore sono tue. Anche se vedremo, tra, spero di riuscire a farcela, perché è verso il fondo, e so già che essendo un chiacchierone di gran volungo, spero di riuscire a mostrarvi un caso di cultura in cui ciò che ho appena detto è non proprio valido. Ma sono anche carichi, ecco, una cosa che non ho detto, sono carichi di significati simbolici ed estetici. Senza arrivare alla cabala ebraica, pensiamo al significato che ne diamo ai numeri come 13 e 17, banalmente. Perché portano sfortuna? Perché siamo convinti di avere dei numeri fortunati e sfortunati? Perché a me non piace i numeri pari e invece i numeri dispari? Anche i matematici sono superstiziosi. Per inciso, sapete perché 13 porta sfortuna? Sì. Siete un pubblico attrezzato, siete qualcuno. 17 è più difficile, 13 per il 13, l'ultima cena, facile. 17 è proprio difficile, in effetti. 17 si chiude per Romani e XVII, che era l'anagramma di Vixi, che era la cosa che si metteva sulle lapidi, quindi sono vissuto, quindi sono. E quindi 17. Venerdì perché è venerdì l'ultima cena, noi abbiamo venerdì 13 perché è più biblicamente coerente, nel mondo anglosassone hanno venerdì 17, facendo una crasi tra venerdì dell'ultima cena e il 17 di Vixi. Benissimo, detto questo, io stasera mi concentrerò su un fatto un po' meno pesante, cioè, ed è il, quello che emerge dal libro. Questo è un libro ricco di idee, di spunti, che sono tutte sostanzialmente storie di numeri. Sono storie di numeri e di oggetti, di persone, di numeri famosi, di numeri meno famosi. Quindi parleremo di storie sostanzialmente. Questa è una storia interessante, ad esempio, perché vi faccio vedere questa cosa, c'entra con i numeri questo oggetto, e c'entra per qualcosa che vi ho appena detto, è l'equivalente cinese, non del 17, ma di un qualcosa di molto fortunato. Questo è tra l'altro un oggetto meraviglioso che era presente nella mostra del 14-15, ce l'ha prestato il museo di Kevran Lee a Parigi, che è un museo che vi invito a visitare, è un museo sensazionale. Questo è il più bel museo al mondo di antropologia, di archi non europee. Ci ha prestato molti oggetti magnifici. Questo è un raffinatissimo gioiello di fine 800 cinese, di oro e piume di Martin Pescatore. Non sono pietre, sono piume di Martin Pescatore laccate e incollate all'oro, più altre pietre preziose. È una farfalla, ovviamente. Si regala ancora adesso in Cina, perché farfalla in cinese, voi sapete che la lingua cinese è ricchissima di omofoni, cioè di parole che si pronunciano allo stesso modo ma hanno diverso significato. Farfalla si pronuncia come 80 anni, quindi è un augurio di lunga vita. La lingua cinese è ricchissima, è un popolo, è una cultura piena di simboli, di superstizioni anche. Quando hanno inaugurato le Olimpiadi di Pechino, era il, lo sapete? 888, l'8 agosto 2008, perché 8 è un numero fortunato, perché si scrive con un ideogramma, si pronuncia cioè è l'omofono di vita, mentre se volete vedere un cinese per spingervi, non regalate mai 4 oggetti, 4 non lo sfortunate in Cina, 4 si pronuncia come non mi ricordo, proprio di molto brutto, forse addirittura morte. È omofono di una parola molto spiacevole, molto sfortunata, per cui mai regalare 4 oggetti. L'equivalente del loro donando il premio del 13-17 negli alberghi cinesi, se siete stati in Cina non c'era il quarto piano. Io in molti casi non c'era il quarto piano. Quindi sono storie, le storie legate ai numeri sono storie di simboli. Questo è un simbolo. 80 è un numero sufficiente, 80 anni è un numero sufficientemente elevato per considerarlo di propizio, di buona vita. Ma sono anche storie di persone, queste sono alcune delle persone che si dei matematici che si trovano all'interno del libro, che si trovano nella storia della matematica. Ho messo una donna non per political correctness, ma per come dire, giustificare il fatto che le donne nella storia della matematica ce ne sono pochissime, mi dà agio di parlare di questa cosa.
Ce ne sono pochissime per motivi sostanzialmente culturali, non abbiamo trovato nessuna differenza nel cervello che ci faccia capire che. E ci sono ricerche molto recenti, agghiaccianti, che dicono che il condizionamento culturale è fortissimo fin da bambine anche in ambienti di potenzialmente favorevoli, cioè in ambienti in cui i genitori sono scienziati o comunque hanno una cultura, una posizione socio-economica e culturale alta. Cioè le materie scientifico-tecniche non sono da bambine, sono dei messaggi quasi subliminali che vengono dati alle bambine fin da piccole, ed è qualcosa di molto pervasivo. Senza arrivare al caso clamoroso della Barbie, non so, che parla, non so se lo conoscete, è un caso molto divertente o tragico secondo dei punti di vista. Mattel lancia la Barbie che parla fino agli anni 80, fino agli anni 90, era una cosa all'epoca evolutiva, adesso rideremmo di una cosa del genere con l'altissima tecnologia che arriva ai bambini. Barbie che parla ha un repertorio molto limitato di frasi, perché appunto all'epoca per far stare un memoria dentro la Barbie era complicato, quindi ha un repertorio molto limitato di frasi, alcune un po' scontate. I love shopping, era solo in inglese, l'ha ritirata subito. Beh, e una di queste era math is hard, cioè la matematica è difficile. Proteste, l'hanno ritirata dal mercato quasi subito, anche perché non è che le altre fossero frasi particolarmente intelligenti, come diciamo I love shopping, let's go shopping, do you want to be my friend, vabbè, cose insomma, da bambina, considerate da bambina. Partiamo da lei, la nostra unica matematica si chiama Ada Lovelace, la conoscete forse? È famosa nella storia della non matematica perché era figlia di Lord Byron, il poeta, che l'ha abbandonata quando era piccolissima, e ha fatto molto bene perché è una figura molto ingombrante. Lei è cresciuta senza la figura ingombrante del padre, ma con una madre intelligentissima che invece di farla soffocare appunto da questa figura molto ingombrante ha detto fai quello che vuoi, studia quello che vuoi, e lei ha studiato tutto, è una donna coltissima. Ed è diventata una delle prime informatiche, se vogliamo. Era una collaboratrice, l'amica di Charles Babbage, che era un ingegnere, il primo costruttore fino a un certo punto di computer, perché lui ha costruito una macchina calcolatrice che si chiamava macchina da differenze, ha progettato una macchina programmabile, simile, diciamo, analoga a un computer, non ci è riuscito perché non trova i fondi, è una macchina complicatissima da costruire, l'hanno costruita di recente, soltanto a metà del Novecento al British Museum, cioè una copia ricostruita sulla base dei suoi progetti. Praticamente Babbage si fidava tantissimo di Lady Lovelace, di Lady Ada Lovelace, che era una delle sue collaboratrici preferite, ma alcuni sostengono che praticamente era lei quella che scriveva gli articoli e scriveva i libri. La Lovelace sapeva benissimo l'italiano, tra le varie lingue che conoscevano perfettamente. Viene a Torino nel 1840, assiste dove c'è una conferenza non era Politecnico, ma era la regia scuola di artiglieria. Conosce Luigi Menabrea, che diventerà poi un primo ministro del Regno d'Italia, e scrive un articolo a tre mani, che sostanzialmente una traduzione. Dunque, appare in italiano e in inglese. Un articolo molto importante che si dice sia il primo articolo di programmazione, più o meno. Comunque è una donna di grande importanza nella storia della matematica, ma anche nella storia della cultura e forse anche dell'emancipazione femminile. Negli anni 70 hanno chiamato Ada in suo onore un linguaggio di programmazione, che se mi ricordo bene era un linguaggio di programmazione simbolico che serviva per l'intelligenza artificiale, non so se qualcuno di voi se ricorda. Con un salto temporale un po' ardito, passiamo quel signore che corre, che forse conoscete, che non è una maratoneta, ma è Alan Turing. Lui sì che invece il computer l'ha inventato, nel senso che nel 1936 pubblica un articolo fondamentale dal titolo tecnicissimo, cioè applicazioni all'iniziale di un problema, terribili, in cui all'interno di tecnicismi notevoli, come niente, avanza l'ipotesi di una macchina universale in grado di eseguire tutti i programmi, eseguire tutti i compiti. Quella macchina universale in grado di eseguire tutti i compiti, ovviamente il computer. Alan Turing, fatto una frase con Charles Babbage. Alan Turing
fa una fine orribile perché è omosessuale, perché lo arrestano e gli impongono la castrazione chimica come alternativa alla prigione, e lui non si sa se si suicida o se insomma, lo spingono al suicidio. Comunque, in storie della matematica dei numeri non soltanto allegre ma anche abbastanza tragiche. Per inciso, Alan Turing è uno dei protagonisti di una storia, non so quanto nota, ma spero di sì, quella di Bletchley Park. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un insieme di matematici e altri logici, filosofi, addirittura studiatori di linguistica, li avevano reclutati con un crocifisso difficilissimo sul Times. Gli unici che erano riusciti a risolverlo avevano spedito la soluzione al Times, e i servizi segreti inglesi venivano contattati per fare parte di questo team che craccava i codici segreti tedeschi. La Germania aveva una macchina potentissima per cifrare i messaggi, si chiama Enigma, era una macchina basata su un insieme di permutazioni molto complesse. Ci voleva un team di matematici che la craccasse, e ci sono riusciti, e poi si stima che Turing e il suo gruppo abbiano accorciato la guerra di almeno 3 anni. Quindi i numeri hanno storie tragiche, ma anche i numeri servono tantissimo. Un famoso matematico inglese che si chiamava Thomas Hardy scrisse negli anni 40 un libro molto bello che si chiama Apologia del matematico, in cui sostiene: io sono orgoglioso del fatto che quello che io faccio non serve assolutamente a niente, perché lui studiava una branca della matematica molto astratta che si chiama teoria dei numeri. Qualche anno dopo, lui era già morto, per fortuna sua, quindi non poté assistere alla smentita clamorosa, i suoi studi sono alla base della crittografia che usiamo per pagare i voli e gli alberghi su internet oggi. Cioè, grazie ai suoi studi sui numeri, non solo i suoi, ma insomma, grazie alla teoria dei numeri è possibile alcuni teoremi, alcune proprietà dei numeri naturali, quelli dei numeri primi in particolare, oggi è possibile fare una transazione crittografata e sicura. Quindi non siete mai sicuri quando affermate che ciò che studiate non serve assolutamente a nulla. I numeri, una branca così astratta della matematica, in realtà serve. L'ultimo nostro amico lassù è un picchiatello che si chiama Girolamo Cardano, un personaggio interessantissimo. Ha scritto un'autobiografia meravigliosa che temo sia fuori commercio, è uscita una biografia magnifica di Sironi, forse? No, Anna bravissima, vabbè. Comunque Girolamo Cardano era il classico figlio del Rinascimento, era un medico, era un astrologo, era un ciarlatano, ha fatto di tutto nella sua vita, tra cui scoprire, punto interrogativo perché forse ha un po' bloccato qua e là, la soluzione delle... Brunati Bollinghieri, l'astrologo quantistico, meraviglioso. Michael Brooks, matematico, medico, giocatore d'azzardo. Un personaggio veramente interessantissimo. E quella idea in questa galleria per vari motivi, ma soprattutto perché appunto, forse bloccandolo, forse no, il primo a risolvere, a trovare la formula risolutiva per le equazioni di terzo grado, quindi il primo fa compiere progressi nell'algebra dopo 1800 anni circa, perché la quasi seconda grado era nota, ma anche prima, forse nel terzo, quarto secolo avanti Cristo, ma forse anche prima, ed è il primo a far balenare l'idea di qualcosa che si chiama numeri complessi o numeri immaginari. Quindi vedete personaggi abbastanza bizzarri o importanti o tragici o un mix di tutte le tre cose che si affacciano, che entrano in questo libro, che entrano in generale nella storia dei numeri. Sono anche storie di oggetti. Questo è un oggetto che non vi dirà nulla, ma che è una storia della matematica, fa venire la salivazione zerata, perché ovviamente il QC7289, che tutti voi conoscete benissimo, è una tavoletta che risale a 2600 anni fa circa, in cui c'è il teorema di Pitagora. Cioè, i babilonesi non avevano la teoria del teorema di Pitagora perché gli mancava il concetto greco di teorema, di dimostrazione, eccetera, ma sapevano perfettamente calcolare l'ipotenusa dei catenelli. E quei segnetti sono un'approssimazione di quello che oggi chiamiamo radice 2,
fino alla quarta cifra decimale, cioè più di quanto mi servono a fare con carpetta, non ho bisogno di un calcolatore per arrivare a tanto. Quindi i numeri, ci numeri anche sofisticati, questi numeri molto sofisticati, ci sono con noi da tantissimo tempo. E questo appunto sono registrati in modo anche bizzarro. A un profano questo è un ciottolo, tra l'altro mi sono segnato anche le dimensioni, 7 centimetri per 7 centimetri, quindi è un ciottolino che chiunque di noi avrebbe buttato via se trovato sulla spiaggia, invece gli archeologi che l'hanno trovato per fortuna l'hanno buttato via. Questi e tanti altri tavolette di argilla ci dimostrano l'esistenza di una civiltà sofisticatissima, soprattutto dal punto di vista matematico. Altri oggetti che ci raccontano invece storie di tempi e di miti sono un po' più complicati. Questo è, forse lo potete intuire, è un frammento di un'iscrizione Maya, arriva da Palenque, che è un posto meraviglioso, non so se qualcuno di voi l'ha visitato, nella giungla del Messico, un po' più belli che poi sia stata nella mia vita, veramente emozionante. È il numero 9, come lo scrivevano nel periodo classico dei Maya, cioè un bastoncino e quattro pallini, accompagnato a una testa che gli specialisti giurano che significa Ciccian, che è un giorno. Quindi questa è una data, e l'ho messo qua come oggetto perché mi serve per parlare di tempo e di date. Quando ho detto prima i numeri pervadono la nostra vita, ho parlato di misure, ho parlato di digitale, non ho parlato di tempo, che giorno è oggi, che ora è. Assegniamo dei valori numerici al tempo, assegniamo la scansione del tempo, la scansione convenzionale, che si parla di numeri, di misure di numeri. E misurare il tempo è un problema affascinante che il genere umano cerca di risolvere fin dall'antichità. Perché non dico che è un problema da risolvere? Perché i cicli naturali sono naturali. Il sole sorge, tramonta, arriva dopo 365 giorni circa alla stessa posizione in cui era appunto un anno prima, dopo essere scalzata dal passato, eccetera, eccetera. Però le relazioni, per esempio la Luna appare e scompare 29 giorni circa, però le relazioni fra questi cicli naturali non sono andate in numeri interi, per cui per fare dei calendari sensati bisogna studiare dei trucchi. I Maya, come forse sapete, grazie perché stavo cominciando a entrare in panico, da gola secca, grazie mille. Come forse sapete, i Maya erano ossessionati dal tempo, avevano calendari molto sofisticati, avevano una concezione del tempo circolare, avevano due calendari, loro non lo sapevano, erano loro 20, quindi tutto era a base 20. C'era un calendario calendario rituale di 260 giorni, 13 mesi di 20 giorni. Però visto che dovevano anche seminare, dovevano anche controllare che appunto le stagioni, registrare il tempo che passava, avevano anche un calendario civile di 18 mesi di 20 giorni con 5 giorni fuori da ogni mese, che erano giorni sacri in Fausto, in cui tutta la civiltà umana si fermava, non si poteva fare assolutamente nulla. Tempo circolare perché nella loro concezione del tempo il tempo si ripete a cicli piccoli, medi e lunghi, lunghissimi, con un modo di calcolare il tempo che si chiama computo lungo, che suddivide, prende la creazione del mondo per convenzione al 3113 a.C. e da lì comincia a fare dei cicli. Perché dico questo? Ricordate il 20 dicembre 2012, naturalmente, la fine del mondo, il 21 fine del mondo. L'ha detto i Maya, sì, in effetti, secondo il calendario Maya, il 21 dicembre 2012 è un giorno importantissimo perché inizia un ciclo lungo, il ciclo del Baktun, un ciclo di svariati, di tantissimi anni. Quindi, semplicemente, la rigenerazione del mondo, la fine del mondo, la rigenerazione dell'universo era soltanto per i Maya un azzerare, era un click del calendario, era come quando il contachilometri 99999 tac, diventa zero, è l'equivalente di un azzeramento di contachilometri, che loro festeggiavano in modo, perché era ovviamente un momento altamente simbolico, loro lo festeggiavano, ma vi assicuro che non,
non pensavano assolutamente che il mondo finisse. Molta gente però ci ha lucrato sopra vendendo libri e facendo programmi televisivi, eccetera, eccetera. Quindi il tempo, i numeri sono anche, le storie dei numeri sono anche storie di tempo, e sono storie, tempo da misura, vi dicevo, misurare è un'attività umana che non è fatto naturale, se ci pensate un attimo. Questo per inciso delle opere che abbiamo rivolto nel libro e sono legate a uno degli argomenti che trattiamo. Questo è il cambio valute di Metsys, 1515, al Louvre. Secondo un'interpretazione meno benevola, questo quadro si deve intitolare l'usuraio. Questo non è un cambio valute, ma una testa a usura. E vabbè, sia come sia, la moneta è una misura. La moneta ha tante cose, ha varie funzioni. Una delle sue funzioni è misura della ricchezza. E cambiare le valute è trasferire la ricchezza da una valuta all'altra. Perché dico che misura non è naturale? Perché sì, a noi sembra naturale in quanto civiltà che misura in continuazione, che dà misure a tutto. Prima facciamo sempre delle taglie. Io sono molto miope, ho tot diottrie. Cosa vuol dire? Chi l'ha deciso che le diottrie si misurano in quel modo? Chi ha deciso le taglie si misurano in quel modo? Che il tempo, che le monete, il valore delle monete è simbolico, sì o no? Sì, è da molti anni simbolico, da quando non è più legato al contenuto in oro della moneta stessa, quindi è qualcosa di astratto. Il foglio di carta che teniamo in tasca ha valore in quanto simbolo di ricchezza, valore in quanto non è, contiene dei segni che ce la rendono autentico, ma nulla, non ha il suo valore, come il suo valore merceologico del piramide di centesimi di euro. Dicevo che misurare è un atto che è per noi quasi inconscio, ma che presuppone una serie di operazioni non intuitive. Fissare un'unità di misura, ad esempio, non è così semplice. Basta vedere cosa succede quando andiamo in America, vediamo tutto in miglia, in piedi e in yard. Banale in questo caso fare una conversione, non è banale sapere che una missione spaziale, come è noto, è fallita perché nella collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Europea e quella americana, a un certo punto nelle comunicazioni, in genere gli scienziati usano il sistema metrico decimale, in quel caso era scivolato nelle comunicazioni una misura in pollici, quindi gli americani hanno dato una misura in pollici, gli europei pensavano fosse in centimetri, patatrac, e è esploso il satellite. Quindi sono conversioni importanti. Qualcosa di interessante a cui non tutti prestano attenzione, oltre alla unità di misura, bisogna anche avere qualcosa di misurabile. Il concetto di misurabile è da un lato intuitivo. Questo foglio ha una lunghezza, quindi è misurabile nel senso della lunghezza. Però ci sono anche delle definizioni molto precise, c'è un ente che è il World Quad Misure, che sta a Parigi, che definisce quali sono le lunghezze fondamentali, definisce anche cosa misura e cosa è misurabile. Dal punto di vista matematico è un concetto che è antichissimo, come dice il suo nome, cioè per una grandezza per essere misurabile deve essere Archimedea. La definizione Archimedea è molto astratta. Cioè, prendiamo le lunghezze, ad esempio, la lunghezza archimedea, perché preso il valore di lunghezza, è sempre possibile far sì che uno, moltiplicato per un multiplo opportuno, superi l'altro. Quindi se io prendo un millimetro, sono due misure di grandezza, però riesco sempre a fare in modo che un millimetro superi un miliardo di chilometri se lo moltiplico per miliardi di chilometri per un milione, qualcuno più bravo di me faccia il conto, quindi per un numero enorme io riesco a superare una delle due misure che ho in mano. La moneta di un Archimedeo, questa è una cosa che rubo al mio amico Paolo D'Angelo in prima fila, che l'ha scritto in un libro, lui fa un esempio molto bello: regaliamo una rosa a una ragazza che ci piace ed è commossa, regaliamo due rose molto commossa, una dozzina di rose che è bravo, 500.000 rose che ha la polizia. Quindi è un esempio divertente, ma si sta a significare che esistono nel mondo grandezze non archimedee. Aumentando l'intensità non aumenta l'effetto,
mentre aumentando la lunghezza ovviamente aumenta l'effetto, anche riusciamo ad aumentare la lunghezza. Quindi i numeri sono dietro anche al concetto di misura. Noi abbiamo un problema, visto che ho dimostrato pochi secondi fa, perché non riuscivo a fare il calcolo, 1 miliardo di chilometri diviso 1 millimetro, che è facilissimo perché basta fare 10 al 9, lasciamo perdere, io sono abbastanza annegato nel calcolo mentale, ma sono in buona compagnia, cioè l'uomo è pessimo a fare i calcoli, perché si stanca, si annoia appunto nella memoria, e quindi fin dall'antichità ha detto, per trattare i numeri uso degli strumenti, i sassolini del pecorale, che dice ho 5 pecore, poi quando le pecore cominciano a diventare 100 non riesce più a contare, allora magari fa delle tacche sul bastone, oppure prende i sassolini, diventano questi sassolini l'abaco, lo strumento principe dell'antichità. Voi sapete che nell'abaco ci sono delle pietruzze che si chiamano calculi, perché calculus in latino vuol dire pietruzza appunto, quindi sono i calcoli che ahimè ci compaiono nelle regole calcolicisti, ma sono anche i calcoli che poi sono diventati calcoli, le operazioni aritmetiche. Quindi abbiamo studiato fin dall'antichità modi per sopperire le nostre carenze, e uno dei capitoli del libro è dedicato a questi modi, dall'abaco fino alle macchine calcolatrici. Questa è una molto bella, è un computometer del 1890, si usava con pianoforte, bisognava c'era bisogno di un'istruzione specifica, non erano le macchine calcolatrici intuitive elettroniche di oggi, erano quasi sempre donne che operavano a queste calcolatrici, e sapete come si chiamavano queste donne, anche questi uomini che nelle grandi aziende facevano i conti, facevano contabilità, facevano pure erano soprattutto il calcolo di contabilità, perché gli ingegneri nei loro calcoli preferivano un altro strumento che era il regolo calcolatore, anche gli scienziati. C'è una famosa immagine di Enrico Fermi che negli anni 30 ha il regolo che spunta dal taschino, ed era velocissimo Fermi a fare il calcolo con il regolo. Dicevo, sapete come si chiamavano in inglese queste signore, questi signori che facevano i calcoli? Computer. Computer deriva da quello, cioè i computatores medievali erano quelli che facevano i calcoli, e le computers, i computers erano le persone che nelle grandi aziende facevano i calcoli. Era considerato un lavoro tipicamente femminile perché ci voleva una grande precisione e concentrazione. Era considerato l'equivalente della sartoria. Ahimè, io absit in iure verbis, è scritto nelle descrizioni del tempo. Vi chiederete perché non parlo di computer, e nel libro non parliamo di computer, perché i computer non sono calcolatori, sono macchine di Turing, ricordate Turing prima, cioè sono macchine che eseguono programmi, sono in grado di eseguire programmi anche numerici, sono in grado anche di fare calcoli, ma non sono state progettate appositamente per fare calcoli. Queste macchine qua, i regolatori, il bastone di nero, il Sorban, ce ne sono tantissime, la Pascalina, che è una macchina che fece del 600, bellissima, sono tutte macchine progettate dall'uomo solo solamente per fare i calcoli, e quindi si chiamano macchine calcolatrici. I computer sono macchine che eseguono programmi, sono filosoficamente diverse, oltre che diverse nelle loro realizzazioni e nelle loro operazioni. Quindi ecco perché non parliamo di computer, i computer non sono macchine calcolatrici in senso stretto. A questo punto la storia successiva che voglio raccontare è una storia più articolata, sono storie di parti del corpo, sono storie di appunto numeri che diventano rappresentazioni fisiche, cioè contare con le mani, contare. Dicevo prima che la rappresentazione del numero del nostro corpo può sembrare innata, 1, 2, 3, 4, 5, ma non lo è qualcosa di eminentemente culturale, e vorrei gustarvelo con, se Anna mi fa questo favore, con un breve filmato. Questo è il primo? È il primo, si sono numerati. Siete in inglese? Non è in inglese. Ma sto facendo. E già, in inglese. Un po' critico, se lo spiego.
Vediamo un attimo per favore, scusami. Bloccandoti a quanto dico block, lo so che ti sto usando come no, va benissimo. La schiavizzavo qua. Ok. Sì. Ecco, no, 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 no. Inglese. Stop. Ecco. Sì. Avete riconosciuto il film, qualcuno forse sì, Bastardi senza gloria di Tarantino. Ovviamente dopo questo sangue si massacra i carnefici. Cosa è successo? Artefatto. Fassbender, Michael Fassbender interpreta un ufficiale inglese, spia, che parla perfettamente tedesco, cosa che curiosamente verrà nella realtà Fassbender è bilingue, perché sua è di origine tedesca, anche se è cresciuto in Irlanda. Parla perfettamente tedesco, quindi passa per, e anche biondo è alto, mariano, passa perfettamente per ufficiale nazista, ma quando devo arrivare tre bicchieri dall'inglese in tedesco, gli viene fuori in inglese, anzi l'americano, perché in realtà l'ufficiale in inglese è l'ufficiale americano nel film. E l'americano non fa tre così, non fa tre così, come che su film Lewis, che è stato in America sa. Quindi, che è scomodissimo per noi, una cosa di tanto tremenda, non so come faccio, andando al mio snodato. Ma questo è perché si alcuni pianisti si allenano dall'infanzia. Comunque, questa cosa tremenda che fanno, tra le tante cose pislappiche che fanno gli americani, provoca un massacro, perché il tedesco, avete visto con l'occhietto furbo, dice, t'ho beccato, nel tuo profondo tu sarai, sei in grado di mimare perfettamente il tedesco parlato, i manierismi del tedesco, ma il numero, attenzione, il numero, io parlo, faccio sbroglio, parlo parecchie lingue, ho vissuto in America e sognavo in inglese, ma ho sempre contato in italiano mentalmente. È qualcosa che, difficilissimo che quello che cambia lingua a un certo punto della sua vita cambia anche, è molto difficile. Dopo un po' che sei in un paese sogni nella lingua del paese, ma quando avevo 2-4-6-8, parlavo inglese tutto il tempo, ma 2-4-6-8-10 così, quando ho preso in Germania a lungo, anche lì sognavo in tedesco, zac, contavo sempre in linea. E quindi evidentemente questo gesto è un gesto culturale, perché è appreso da bambino, non è innato. Se io adotto un bambino nato in America, ovviamente parlerà italiano e farà così. Quindi questo gesto è un gesto culturale. Banale, se volete, ma in questo film di scatenare anche la medicina. Se possiamo tornare, grazie Anna, alla presentazione. Anzi, vi faccio vedere, no? Provo di tornare alla presentazione, vi faccio vedere altri due esempi di gesti, che sono il filmato 2 e il filmato 3. Così ci ritroviamo di mezzo e poi torniamo alla presentazione. Eccolo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è un cinese che conta. Da una dice con una mano. Chi è stato in Cina sa che è così. Quindi, lo vediamo un attimo, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bello, eh? A me piace moltissimo. Il terzo filmato è quello più bello. Secondo me. Napo. Are. Buoni. Roma. Eliet. Le Marcia Ise Nardo Sulla Persia Doma Novo Camanari Doma Novi Doma Novi Doma Nesse Doma Novi Doma Noma Doma Neve Doma Naere Doma Norisha Doma Nesse Doma Ovo. Qui da 1:20 con la mano sola è pazzesco perché è completamente convenzionale, cioè mentre nel cinese riconoscevamo qualche gesto, qui sono pure convenzioni. Vi chiedete, ma che fessi, perché si complicano la vita? Loro penseranno la stessa cosa di noi, perché io fanno soltanto
perché fa questo modo banale di contare quando con una mano si può arrivare fino a 20 senza problemi. E mi insegno a contare fino a 60 con due mani, forse qualcuno ve lo sa già. Non me lo sono inventato io, ma è probabilmente come contavano i babilonesi. I babilonesi, voi sapete che avevano, forse qualcuno di voi lo saprà, avevano, grazie a un... forse qualcuno di voi saprà, i babilonesi avevano una base sessagesimale, cioè 60. La base è per noi è 10, quindi noi no, i passi, decine, centinaia, migliaia, eccetera, sono di 10-10. Abbiamo 10 dita, quindi ci sembra una cosa naturale da fare. In realtà ci sono culture che non hanno la base 10 come base naturale, anche nel contare, ad esempio i Maya e gli Aztechi avevano la base 20, che è una base, insomma, mettendoci anche dei piedi la possiamo immaginare. Ci sono culture che hanno la base 5, ci sono poche culture che hanno base diverse, da 12 e 2. Il sessagesimale è abbastanza raro, però è la base con cui facevano matematica babilonese, facevano matematica molto sofisticata. Allora, la spiegazione classica, quella del famoso Otto Neugebauer, che era il padre della storia della matematica babilonese, quello che ha decifrato per tutte le tavolette, un tedesco molto sistematico, tanto per entrare gli stereotipi, che ha decifrato appunto gran parte delle tavolette del contenuto matematico babilonese, e ha deciso che, secondo lui, l'interpretazione, perché usavano 60? Perché 60 è un numero molto bello per i matematici, perché ha un sacco di divisori, cioè si possono fare tanti sottomultipli interi, si possono fare tante frazioni intere, un quinto, un dodicesimo, un decimo, un sesto, un terzo, un mezzo, un quarto, a voglia, un quindicesimo. Quindi, visto che è una matematica dove le frazioni avevano un ruolo fondamentale, avere 60 come base era molto utile per poter fare tante frazioni senza quello che oggi ne chiameremo la virgola, no? Senza, cioè, dei resti. E poi c'era anche, ciò si rifletteva anche in conto del tempo, nei calcoli astronomici, quindi sostanzialmente c'erano delle considerazioni di tipo simbolico, di tipo culturale o di tipo come dire, interno alla matematica che loro usavano. Un altro studioso, che si chiama Charles Ifra, ha un'ipotesi che invece mi convince molto di più. Cioè, io ho osservato le culture sparse in giro per il mondo usano un modo di contare sulle dita che può arrivare fino a cifre molto alte. Uno in particolare è a base 60. Ho bisogno delle due dita per farlo vedere, delle due mani per farlo vedere, quindi però allora cercherò di. No, non ce la faccio. Ecco. Una mano conta, l'altra tiene il passo. Quindi il primo passo è col pollice segniamo le falangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siamo arrivati a 12. Quindi questo è 3, 6, 7, 8. Questo è 11. Facendo così aggiungo 12, questo diventa 23. Quindi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Questo è quindi 3, 4, 5 più 12, 17. Aggiungo 12, arrivo a 60. Questo è 60. Non me lo sono inventato io, ci sono popoli che lo fanno. Secondo i Fra, che è più simpatico di Neugebauer, no, è più simpatico, mi sembra, come dire, mi sembra un'applicazione di rasoio di Occam, no? Usiamo l'ipotesi più semplice. A me piace più questa ipotesi. Notare che contare sulle dita in modo diverso da come facciamo noi è un'attività non riservata a strane culture o popoli lontani nel tempo. Questo affresco, che è una delle opere contenute nel libro, è un affresco di... Eccolo, ho fatto un disastro, non manca solo acqua. Vabbè, l'acqua non fa nulla. È una Gentile da Fabriano, 1411, nel palazzo Trici di Foligno, un bellissimo affresco che fa parte di un ciclo, grazie, scusate, mi sono venuto a destra, fa parte di un ciclo che descrive le arti liberali, che sono ovviamente il triangolo quadrilio, come sapete, secondo la concezione classica dell'educazione. Questa è l'aritmetica che insegna un allievo a contare, e vedete, è un segno che noi non riconosciamo. Da dove arriva questo segno?
molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, dai gestus computationes dei romani. I romani avevano dei gesti specializzati, soprattutto nel campo del commercio, per segnare alcune cifre e per fare di conto con le mani. Erano praticamente la traduzione manuale dell'abaco. Non si vede perché è molto ordinata, ma gli specialisti sono riusciti a decifrarla. Questo è un reparto molto famoso, è la storia di Calligrafo Erotico, la storia di Isernia, in cui si vede una contrattazione fra un oste e un cliente. È poco visibile, ma stanno facendo dei segni con le dita molto precisi. E è molto importante perché ce la spiega, cioè l'iscrizione ci dice cosa si stanno dicendo. Facciamo i conti, è un sistema di vino, pane per un asse, compagno per due assi, ok? Compagnia femminile, 8 assi, cara, anche questo va bene, fino per 2 assi al muro, la bestia in porta rovine, molto importante, bestia dentro compagnia femminile, anche se non cara. Quindi questi gesti, che sono stati codificati in vari trattati, questo è l'esempio della Zia Temporum di Venere Venerabile, settecentesca questa, per cui è una tradizione che permane nel tempo, sono una delle possibili interpretazioni dei gestus computationes romani. Non, cioè, non è univoca, non siamo sicuri che i romani usassero questo codice. È il più diffuso, ma ce ne sono altri concorrenti. Quindi vedete la componente culturale fondamentale di un gesto così naturale come contare con le dita. Notare che, come ci dice questa immagine, le scuole di, le cosiddette scuole d'abaco o scuole di mercatores, che prosperano fino al 600-700 inoltrato, insegnavano questi gesti, i gesti analoghi, anche appunto fino a qualche secolo fa, quando avevamo già carta e penna e potevamo scrivere i numeri in colonna e fare di conto con le cifre arabe, o meglio con le cifre indiane, perché sapete che le chiamiamo cifre arabe perché ce n'era con la mediazione degli arabi, ma sapete inventare la guerra mondiale. Quindi vedete che contare, erano i film di prima, contare è un gesto molto culturale. Voglio chiudere, ho ancora pochi minuti, voglio chiudere con una non faccio il tempo a parlare di scrivere i numeri, che è un ambito vastissimo, lo trovate, ne trovate anche la trattazione del libro. Potete immaginare però che se è culturale, è come dire, dominato culturalmente il contare, pensate a scrivere i numeri. Ci sono mille modi diversi di scrivere i numeri. Noi oggi usiamo delle cifre che chiamiamo arabe perché ci sono arrivati con la tradizione degli arabi, ma che sono state inventate sostanzialmente dagli indiani, che hanno anche inventato lo zero, come si sa. Ci sono state delle scoperte recenti che hanno retrodatano, si dice che il primo zero compare nel VI secolo, il primo uso dello zero in uno scritto indiano. Di recente hanno retrodatato un manoscritto che era Bodleian di Oxford dal III, IV secolo d.C., ma non tutti sono d'accordo. C'è da dire che c'è il primo trattato in cui lo zero è usato in modo consapevole e si dice che qualsiasi numero moltiplicato per zero da zero, quindi usato in modo algebrico, è del 628, è di Brahmagupta, quindi inizio del VII secolo dopo Cristo. È sicuro che nel 628 gli indiani sapevano usare lo zero, non soltanto come segnatore di posto nullo nel nostro sistema numerico, ma come elemento algebrico dato il processo significato, di elemento neutro per l'addizione e nullificatore per la moltiplicazione. Quindi, cifre indiane barra arabe, che arrivano in Europa, come sapete, con moltissimo ritardo. L'introduzione vera e propria sia dopo il 1202 con l'Iberabaci di Fibonacci, quindi a voglia ce ne vuole molto di tempo prima che le riscoprissimo. Si chiamano arabe perché la mediazione, ovviamente, come tanta parte della matematica classica, è avvenuta grazie agli arabi e alle traduzioni dall'arabo di Sbavi Siria e altre ancora nel 13 secolo. Torniamo a noi, facciamoci questa domanda: esistono popoli che non contano?
Esistono popoli che non hanno, sicuramente sono popoli che non hanno parole, parole per i numeri, ma usano le parti del corpo. Ci sono varie culture, varie tribù in Papua Nuova Guinea che contano in modo particolare usando varie parti del corpo, aiuta il fatto che sono nudi, quindi riescono a indicare con più precisione la clavicola o in alcuni casi anche i testicoli. Le donne come fanno? Le donne non possono contare perché è tabù, una civiltà che si chiama Apu, mi sembra. Ci sono quindi civiltà che non hanno numeri per non hanno parole per i numeri, scusate, ma usano delle parti del corpo. Ci sono popoli che hanno convenzioni linguistiche molto particolari su più o meno molti, eccetera, ma i popoli a nostra conoscenza che diciamo più virgolette, primitivi nel campo del conto sono due. Uno controverso, le ricerche su questo popolo sono abbastanza controverse, l'altro meno. Sono, cosa accidenti ho fatto? Prima? Allora, sì. Il caso controverso di Pirao. Pirao, io non so fare la nasale portoghese, che non so fare. Sono, come potete immaginare forse dalla faccia e dalle decorazioni, tipo amazzonica. Sono stati studiati da un antropologo che si chiama Dan Everett, che è una persona molto sospetta nel campo dell'antropologia, cioè ha i suoi fans, ma anche i suoi detrattori, cioè chi dice non c'era Natale, no? Questo, ha vissuto, Dan Everett è autore dell'antropologia partecipativa, ha vissuto moltissimi anni, presso Però. Lui sostiene che i Però non hanno parole per numeri, colori, tempi verbali del passato, non hanno una parola che significa tutto, una che significa ogni, una che significa ciascuno, una che significa pochi, una che significa parte. Secondo sempre Everett, i Pirao non sono interessati alle culture strane, non vogliono imparare altre lingue, sono assolutamente indifferenti a tutto ciò che Everett che cercava di raccontare loro. Alcuni tappoli dicono che non è capito assolutamente nulla, è una lingua molto sofisticata che usa per indicare il passato, delle perifrasi molto sofisticate, che per indicare tutto ciascuno usa altre perifrasi molto sofisticate, quindi non è capito nulla, è veramente senso. I poveri Pirao invece hanno, hanno i numeri, hanno delle parole di quantificatori, hanno tutto molti e pochi. Caso meno controverso, molto studiato, è questo qua, sono loro vicini, sono migliaia di chilometri, non è Brasile grande, sono sempre in Amazzonia, si chiamano il mondo dello Ku. Sono stati studiati da un neurologo che si chiama Stanislas Dehaene, che ha scritto un libro per Cortina che si chiama Il senso di numero, quel genere di parecchi anni fa, in cui lui è uno dei fautori dell'ipotesi numeri innati, e Derrida, che è un linguista, e quindi hanno studiato con grande attenzione, anche rispetto, la cultura Munduruku. I Munduruku hanno i numeri fino a 5, che mi sono segnato perché sono molto divertenti. Da 1 a 4 sono un numero, ogni numero comincia da una sillaba. Le indico sono Pug, una sillaba, Xep, Xep, Eva, Pug, Eva, Pug, 3, Eva, Dip, Dip, 4, e poi 5, Pug, B, che vuol dire una manciata. Basta. Da 6 in poi, molti. Però sono una cultura molto che tratta in modo efficiente le quantità, con un suo sistema di valori diverso sostanzialmente. Cioè sono, cito dell'articolo, they are very proficient in dealing with rough amounts, cioè sono bravissimi, molto più bravi di noi a fare delle stime rapide. Cioè sono adattati al loro ambiente, un ambiente molto ostile, stata la foresta amazzonica, sono bravissimi a fare delle stime rapide, sono indifferenti alla quantità esatta, cioè tra 5 e 6, che gli frega? Più o meno. Quindi la loro cultura è una cultura approssimativa ma in senso funzionale, perfettamente funzionale. Non contano nel senso che diamo nella terra, cioè non enumerano, ma fanno stime quantitative e hanno tutta una serie di tabù, non direi perché in realtà non lo vivono come un tabù, ma di regole precise per il conto che ci sorprendono. Picà, che alla fine aveva imparato la lingua, che a questo punto chiede a una donna quanti figli hai, e lei risponde: i figli non si contano, non sono una cosa che si contano i figli, anche perché nella cultura Munduruku i figli vengono allevati in comune fino alla pubertà,
vengono poi iniziati alla vita adulta. Mi hanno fatto notare, come questo personale di un amico ebreo, che voi sapete che c'è cioè, che diventare la cultura ebraica, è una cultura ossessionata quasi dal numero, no? La Kabbalah, l'Ishnage. Che dunque, una preghiera, per dire alcune preghiere bisogna stare almeno in 10, secondo gli ortodossi 10 uomini, si chiama Minyan. Raggiungere Minyan, per essere in 10 bisogna, alcune preghiere si possono fare solo se si è in 10. Ebbene, quando si contano i 10 per verificare se si possa iniziare la preghiera, è tabù usare i numeri, ci sono delle parole. Ci sono delle parole rituali per contare i 10 che compongono Minyan. Quindi vedete che il tabù del contare gli uomini è, non è solo, questa è una traccia di un tabù, però riemerge in culture sorprendentemente distanti. Quindi questi mondi lupo probabilmente hanno un modo di trattare i numeri che non ha nulla a che fare con quanto noi scriviamo faticosamente in questo libro. Vivono benissimo, no, cioè sono adattati perfettamente all'ambiente e hanno un concetto numerico sì, che è radicalmente diverso dal nostro. Dico abbastanza prima di chiudere che questo usare numeri diversi per contare cose diverse non è qualcosa di così esotico. Per cui lui conosce il giapponese o conosce la lingua giapponese. Nella lingua giapponese c'è un fenomeno molto interessante che si presenta in tantissime anatemi, che è quello dei classificatori. Cioè i giapponesi hanno delle parole per i numeri generici, 2, 3, 1000, 1000, ma hanno dei numeri specifici, delle serie numeriche, delle particelle specifiche quando devono contare alcune classi di oggetti. Ad esempio i fogli di carta si contano in un modo, le persone si contano in un altro. La presenza dei classificatori è una presenza che probabilmente non aveva l'indoeuropeo, cioè il proprio indoeuropeo, la lingua da cui arrivano le varie lingue che parliamo in Europa, qua in quasi tutta Europa, da cui la nostra, perché non si riscontra in nessuna lingua indoeuropea, mentre si trova in alcune lingue del Pacifico, si trova in molte lingue della Papua Nuova Guinea, si trova nel giapponese, il giapponese è forse la lingua più parlata, anzi sicuramente la lingua più diffusa tra l'altro, si trovano dei classificatori, quindi non tabù, ma numeri diversi per contare cose diverse in sostanza. Un'ora è passata, mi fermo qua, questo non ho, vi faccio solo, vi faccio vedere una cosa bellissima, sapete cos'è questo? Eh? È una partita doppia, è una contabilità, questo è un kipu, gli Inca non scrivevano numeri, ma usavano un codice complicatissimo di oli che non abbiamo ancora decifrato del tutto, e erano così sempre conti. Questo è il più bello, che è il più bello, sa lì, ma è enorme, è 2 metri per 2 metri. Quindi vedete che, e questo en passant è forse la prima registrazione di numeri che abbiamo, è stata circa 20.000 anni fa, che se ci avevo aperto 35.000 anni fa, che forse lo batte, ma è controverso, lo so sicuro, si chiama di Shango, è un femore di babuino su cui sono segnate delle serie numeriche, in modo chiaramente non casuale, perché sono cifre ripetute, gruppi di 5, 5, 5, quindi è sicuramente il frutto di una registrazione non casuale di quantità numeriche circa 20.000 anni fa nell'attuale come si chiama adesso? Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, cambia nome ogni ex Zaire, cambia nome in 5 anni, comunque lì vi ringrazio. Io chiudo sempre le mie presentazioni con questa citazione di Einstein: non preoccupatevi delle difficoltà in matematica. Posso assicurarti che le mie sono ancora maggiori, anzi me ne ho per culo, ma fino a un certo punto, perché voi forse sapete che gli hanno salvato il posteriore alcuni matematici italiani che gli hanno fatto tutta la parte matematica della relatività generale, perché lui non c'era arrivato. Quindi se chiedeva aiuto a Einstein, possiamo chiedere aiuto anche noi quando abbiamo delle difficoltà in matematica. Vi ringrazio, se penso ci sia tempo per qualche domanda, no, è tardi, io voglio andare a cena. Due, mezzo, o intervento, o qualsiasi cosa. Grazie. C'è molto di più nel libro, ovviamente, di quanto sono riuscito a raccontarvi in questa lettera. Grazie. Osservazioni da parte dei matematici presenti che criticano. Ma più che una critica, una curiosità.
Lui è quello della morte dell'Archimedeo. Una curiosità, quando in Inghilterra chiamavano computer le persone che facevano i conti, c'è un equivalente, cioè, sapete come che parola usavano i francesi per indicare quelle persone? Ordinatore? Mi chiedo. Non lo so, no, chiedo. Qualcuno sa così bene il francese? Voi sapete che i francesi, come anche gli spagnoli, i francesi e gli spagnoli nella misura traducono, adattano tutto, quindi computer lo chiamano computer come non lo chiamano. Ordinatore spagnolo. Non lo so, interessante saperlo. Bella domanda. Mi documenterò. Andiamo a cena, vedo curiosi in cena, vero? Sì. Grazie ancora, arrivederci.